Quante volte fate la doccia? Tutti i giorni? Almeno una volta o solo una volta ma a settimana? Vi do un consiglio, siate sempre puliti e igienici, se potete permettervelo. Essere sporchi non è un modo per ribellarsi ai genitori, ma un modo per rovinare il proprio corpo e la propria mente. Oggi andremo a vedere delle persone che di igiene non volevano proprio saperne e quindi si sono rovinati in situazioni alquanto spiacevoli. Cominciamo! Il dente di Jay. Lavarsi i denti è molto importante. Quando i genitori vi dicono o vi dicevano di lavarvi i denti la notte prima di dormire e la mattina appena svegli, non dicevano cazzate di sicuro. Insomma, prima di tutto, andare a scuola con l'alito che sa di cose innominabili non è sicuramente il massimo. Poi i compagni di scuola avranno qualcosa per cui bullizzarvi. E sono sicuro anche che non vorrete fare la fine di questo incredibile soggetto a cui la fata dei denti sicuramente non ha mai fatto visita. Si chiama Jay e ha 23 anni. Da quando era piccolo non ha mai lavato i denti e i suoi genitori non l'hanno mai incoraggiato a farlo. Dire che ha una discarica dentro la bocca è davvero poco. Ha partecipato a un programma chiamato Embarrassing Bodies, che si occupava di parlare delle persone con problemi imbarazzanti fisici. Al contrario degli altri concorrenti però Jay se l'era andata a cercare. Mangiava sempre dolci e snack di ogni genere, beveva tantissime bibite gasate e raramente acqua. Alla fine il dentista che l'aveva visitato aveva capito che i suoi denti ormai erano perduti ed erano da sostituire con altri artificiali. L'operazione è andata a buon fine e ora ha i denti più bianchi del reame. Tutti i giorni li lava e se ne prende cura come fossero suoi bambini. Speriamo davvero abbia imparato la lezione questa volta. Cornelia e la casa di lusso. Immaginate di avere una villona enorme e piena di stanze, fatto? Benissimo, nemmeno io riesco a immaginarmelo essendo povero, ma provate a vedere come sono nei film, tutti grandi e con almeno due o tre domestiche che si occupano delle pulizie. Ma se nessuno si occupasse di queste cose, come sarebbe ridotta una villa di lusso trascurata per 29 anni? Ecco, questo è il caso di Cornelia Bailey che nel 1986 ha acquistato una proprietà in Galles. Il castello è stato costruito nel 1610 ed è considerato uno dei più belli esempi in stile giacobino di architettura. All'acquisto era già molto impolverata, 10 stanze tutte piene di polvere e disordinate come poche. La donna ha speso moltissimi soldi per ristrutturarla e poi l'ha aperta al pubblico per le visite a pagamento da cui poteva guadagnare qualcosina. Ma una cosa non aveva previsto, lei era da sola, anzi c'era anche il suo gatto, ma non pensiate che un micio e una signora anziana possano prendersi per sempre cura di un castello. Per ben 29 anni nessuno ha voluto pulire niente, addirittura i materassi e le varie imbottiture non venivano cambiate da 100 anni, prima ancora dell'acquisto da parte della signora Cornelia. Perfino quest'ultima non si è fatta la doccia per 3 anni a causa della poca voglia che aveva di gestire sia il posto che lei. Ma grazie all'aiuto di Hayley e Dan, i protagonisti del programma televisivo Malati di Pulito, il posto è tornato lucido. I due ossessionati dalla pulizia non ce l'hanno fatta a lasciare tutto in quello stato. Alla fine, prima di andarsene, hanno chiesto a Cornelia come mai non avesse pulito il posto o chiamato qualcuno prima. Lei ha semplicemente risposto dicendo: «Mi piace avere polvere nei mobili antichi, così li fa sembrare ancora più antichi». Louise e il pastello nell'orecchio. Ai bambini piace esplorare e conoscere. Ogni volta che trovano qualcosa di nuovo, spesso e volentieri lo mordono o addirittura lo mangiano per capire cosa sia. Anche io l'ho fatto, ma non ero mai finito nella stessa situazione di questo bambino chiamato Louis. Un giorno ha detto a sua nonna di avere una matita dentro l'orecchio. Il problema è che lo ha fatto quasi una settimana dopo che ha cominciato a sentire dolore. Ovviamente la dolce nonnina è corsa subito in ospedale come se non ci fosse un domani. Arrivati sul posto, all'infermiere sembrava strano che il bambino avesse una matita nell'orecchio, perché anche solo uno dalle dimensioni piccolissime poteva rischiare di compromettere le capacità motorie, impedendogli anche di compiere le azioni più semplici in modo normale, specialmente quando rimangono conficcate per una settimana, quindi qualcosa non andava. Ma dopo aver tirato fuori l'oggetto estraneo, hanno scoperto che era una piccola batteria, come quelle usate negli orologi. Sfortunatamente c'erano state delle conseguenze, il timpano era leggermente perforato, ma nulla che non potesse guarire in pochi giorni. Morale della lezione, le batterie sono i germi peggiori. Truccarsi. Non sono uno che si trucca, ma per tutte le ragazze là fuori che si truccano consiglio di vedere questa parte. Beh, ultimamente anche i ragazzi, quindi vale anche per loro? Una cosa importante dopo esservi messi cosmetici in faccia è quella di rimuoverli la notte prima di dormire,
A molti questa cosa sembra una cavolata, ma non lo è per niente. Perché una donna di nome Teresa Lynch, di origine australiane, stava per diventare completamente cieca a causa di una sua routine. Era sua abitudine mettere molto mascara, anche spesso, ma tante volte si dimenticava di rimuoverlo. Dopo 20 anni passati così, è andata da un oculista per via di dolori molto strani. Il medico sconvolto ha trovato delle rimanenze di mascara all'interno del suo occhio, che le hanno diminuito la vista e procurato molte congiuntiviti per mesi consecutivi. Alla fine, per rimuovere tutti i granelli interni rimasti, ci sono volute 2 ore di operazione e tanta pazienza. Teresa si è ripresa e ora si toglie sempre il trucco prima di andare a dormire. Lezione imparata, dobbiamo dire, quindi. Fast food. Ammettiamolo, mangiare fast food è ormai una cosa che facciamo tutti almeno una volta a settimana. Il dolce sapore della carne grigliata in mezzo a quelle fette di pane morbide è una cosa che ha attirato almeno una volta anche il culturista più accanito. Ma sappiamo tutti che non è un cibo salutare, e se si esagera possono esserci conseguenze molto, ma molto gravi. Una ragazza in Cina era abituata a mangiare cibi al McDonald's dalla mattina alla sera. Addirittura la mattina appena sveglia prima di andare a scuola non faceva altro che mangiare panini o toast. Ovvio che le cose non sono andate a buon fine a lungo andare. Dopo qualche mese di dieta paninara si è ritrovata con fortissimi mal di pancia ogni giorno, ma senza riuscire ad andare in bagno e sfogarsi. Per 2 settimane non è riuscita a fare i bisogni. Andata dal medico è stata subito controllata da cima a fondo. Dentro la sua pancia hanno trovato dei piccoli sassolini di 8 mm, che si formano quando il livello di colesterolo è troppo alto. Ostruivano quindi il suo intestino, che faceva fatica a espellere qualunque cosa. Per fortuna l'operazione dei medici ha salvato la ragazza, che ora ha una bella vita e una bella dieta, a base di verdure e cibi liquidi, non potendo ingerire solidi per un po' di tempo. E anche qua abbiamo imparato che i panini e il cibo del Mac non sono poi così sani e rischiate di non fare bisogni per settimane se esagerate. L'uomo più sporco del mondo. Qua siamo a livelli altissimi, è da Guinness dei primati, come il suo protagonista. Haji è un 80enne che vive da eremita nel villaggio di Dezgah, in Iran. La sua particolarità? Non si lava da ben 60 anni, perché ha paura di ammalarsi nonostante ci abbiano sempre insegnato il contrario. Vive completamente da solo, isolato da chiunque e senza beni materiali. Proprio per via del fatto che non si fa una doccia da così tanto tempo, la sua pelle è rugosa e molto dura. Lo strato di sporco che lo circonda è spesso come un cavò. Addirittura ha cambiato colorito e secondo gli esperti rimarrà così per sempre. Nessuna pulizia potrebbe sistemarlo ormai. Oltre ad acqua e sapone, Haji disprezza il cibo fresco e l'acqua potabile. Beve soltanto l'acqua presa da una grande cisterna di petrolio arrugginita. Il suo pasto preferito? Carne di istrice marcia. Ad Haji piace tanto fumare la pipa. Non usa però il tabacco classico, ci mette dentro escrementi di animali. Dorme quasi sempre in mezzo alla natura, scavando delle buche per conto suo. Ma gli abitanti del villaggio vicino gli hanno costruito una casa di mattoni perché è un uomo molto gentile nonostante la sua pellaccia e il suo modo di vivere. Aiuta sempre il prossimo e fa del suo meglio. La scelta di quest'uomo risale a molti anni fa, quando era solo un ragazzo, ma non ha mai voluto spiegare a nessuno la sua storia e il suo motivo. Funghi nelle unghie. Questa ragazza un giorno ha capito che stava succedendo qualcosa alle dita dei suoi piedi. Erano giorni che continuava a sentire dolore. Dopo essere andata dai dottori, le hanno detto che era tutto a posto e non aveva nulla di cui preoccuparsi, dandole degli antibiotici per calmare il dolore. Non funzionarono, ma la ragazza decise di trascurare tutto e aspettare, magari passava da solo. Invece no, le unghie dei piedi erano completamente marce ormai e si erano creati dei funghi a causa dello sporco estremo. È andata così al programma televisivo Embarrassing Bodies e si è fatta visitare. Aveva detto a quei medici che per 6 mesi ha indossato soltanto calzini per coprire le dita, di cui si vergognava tanto. Perfino sotto la doccia era solita portarli. Se li cambiava raramente, non guardava i suoi piedi da almeno 4 mesi. Se le unghie in superficie marciscono, ne crescono altre nuove, ma se non hanno lo spazio sufficiente spingono quelle marce, creando dolori lancinanti alla persona. Alla fine, grazie a un'operazione, tutto è tornato alla normalità per la ragazza, che ora taglia sempre le unghie sia dei piedi che delle mani per sicurezza e si prende di nuovo cura del suo corpo. Che dire, pulirsi e tenere l'ambiente intorno a noi pulito è importante, quindi di tanto in tanto dedicate tempo anche a queste cose. Alla prossima, gente!